sindaco, proprio questo, cioè la reazione che c'è stata dall'argomento tra quelle che sono le attività che è stata vogliamo per qualche periodo, è stata costretta ad attuare, che sono messe in sicurezza in emergenza, piuttosto che tutte le attività tra virgolette post evento, che l'interruzione del traffico, la mobilità o di protezione civile, invece questo qua è esattamente quello che si dovrebbe fare quando l'ente diventa virtuoso, cioè andare a prevenire tutte le condizioni di criticità e di emergenza e andare a classificare anche le condizioni di rischio per stabilire una priorità di intervento quando le somme non sono sufficienti per intervenire comunque parallelamente e contemporaneamente su tutte le attività. Io sono contento perché questa attività è iniziata quando ero dirigente della città metropolitana, la sinergia tra le università che già hanno testato questo modello e adesso ci hanno dato per l'idea, il professore, e l'hanno testato con risultati eccellenti in altre parti d'Italia e lo vogliamo replicare in maniera simile, ma anche migliorando e implementando con quelli che sono poi gli altri modi di rete di informazioni che noi possediamo e che possiamo in un certo senso mettere a disposizione degli esperti che poi gestiranno e che ci daranno il risultato che non può essere quello che noi oggi abbiamo, cioè non possiamo avere una disconoscenza totale di quelle che sono le condizioni dei nostri conti. Abbiamo semplicemente dei dati puntuali del singolo evento, non li abbiamo messi a rete, non li abbiamo fatti parlare tra di loro, perché non possiamo sapere quali sono le condizioni dei nostri rischio. Possiamo invece adesso, oggi, e lo faremo appena il sistema sarà a rete, farli parlare tra di loro e questo ci darà sostanzialmente quelle che sono appunto le priorità, dove intervenire e anche con quale tipologia di intervento. Quindi, Piaggio, se poi intanto dovrei